Écoute-tu là? Pidgia, la vuoi la pappa? Buongiorno ragazzi, questa è la mia colazione di oggi. Prima che qualcuno dica, perché già lo so, le solite polemiche, ormai si polemizza su tutto ed è così semplice trovare sempre qualcosa da polemizzare. Ovviamente, se prendo questa tazza, il video è vecchio, è stato registrato a Natale. Ad esempio, vi faccio ridere oggi. Aspetta mamma, sì, hai ragione, aspetta. Aspetta mamma, cosa a voi? Ad esempio, se io prendessi questa tazza, oh mio Dio, la tazza è rotta, Carlita, ma non ti vergogni, con tutti i soldi che hai non ti compri neanche una tazza nuova? Che messaggio vuoi dare ai giovani di oggi? Se invece mettessi questo servizio, Carlita, ma non ti vergogni, questo servizio di lusso, vergognati per tutta la gente che non arriva a fine mese a ostentare così con tanta ricchezza. Adesso devo posare tutte queste cose per aver fatto questa scenetta, vabbè. Comunque ragazzi, vi volevo dire, latte di soia, oggi si fa colazione col cappuccino con latte di soia, e questa qua che è una torta al cioccolato buonissima, proteica, fatta in casa, che è super fit light. Adoro, già l'ho mangiata ieri, poi si mantiene, ce l'ho già da 2 giorni e si mantiene morbidissima, e quindi mangio questa torta super fit. Non sapete come adoro le torte al cioccolato fit, perché quando le compro sono piene di zucchero e le odio. Invece questa qua è fatta con la truvia, quindi non ha tutto quel dolciastro, però c'è vere nocciole, vero cioccolato. Poi casomai, se volete, vi faccio la ricetta. C'è qualcuno che vuole la mia attenzione? No, cioè, lei è diventata fotocamera fobica e telefono fobica. Appena la inquadro si gira, si sarà rotta pure lei le palle. Ma quando c'è bella mamma, sì, che cosa c'è mamma? Cosa c'è? Guardate dove si mette. Cosa c'è? Chi è venuto? È venuto Dario? Sì. Buongiorno ragazzi, ragazzi, buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Un bel vlog, perché tanto che non faccio un vlog, quindi vi voglio far vedere un po' qualcosina, cosa mangio, cosa faccio durante il giorno, e voglio soprattutto parlare anche con voi a proposito dell'ultimo video che è andato online martedì, se dovrebbe essere, sì. Comunque sono senza trucco, mi sono appena svegliata, mi sono messa soltanto i gioielli Carlita Jewelry, ovviamente, che sono i miei portafortuna, e dopo mi vado a fare tutta la routine. Il tempo fa schifo, vi giuro, sta cosa mi deprime un mondo, perché sono meteoropatica. Guardate qua, cioè, c'è un tempo bruttissimo, a volte piove anche, c'è anche Pupi. Pupi, vuoi salutare? Saluto a tutti gli amici veloci, ciao a tutti da Pupi. Bene, mi hai salutato, hai rubato il mio calzino, ovviamente, vedete, lei vuole giocare con me. Roba di calzino animato, me li buchi, cioè io ho tutti i calzini bucati che mi vergogno, a volte anche in palestra, cioè io mi vergogno, ma dovrebbero sapere che è il mio cane che me li buca, non sono io che sono povera. Avete visto che già ho fatto colazione, vi ho fatto vedere, e adesso, poiché oggi abbiamo una visita importante, e praticamente a pranzo mi voglio mantenere leggera, perché sto cercando comunque di stare in forma. Ragazzi, allora mi sono preparata uno shake di proteine, poiché dopo devo andare ad allenarmi. Voglio provare con voi il nuovo gusto di Food Spring. Voi sapete che io li amo e li prendo sempre, sia le proteine che gli shape shake. Questo è il nuovo yogurt ai frutti di bosco. Adoro, io adoro i frutti rossi, i frutti di bosco, quindi già il profumo, cioè il profumo è bellissimo, odora tipo di gelato ai frutti di bosco. Com'è buono, raga! No, vabbè, buonissimo. Veramente sa di yogurt ai frutti di bosco, è troppo buono, quindi io ve li consiglio. Questi qua, quando volete, comunque io ad esempio adesso vado ad allenarmi, quindi prendo lo shake di proteine, e quindi come spuntino per la mattina, per il pomeriggio, per introdurre appunto le proteine nella dieta, e
E anche gli shape, quelli là sono ottimi come spuntino se volete stare in forma, perché accelerano il metabolismo e vi saziano un sacco. E comunque sono buoni, questo gusto di proteine è buonissimo, ragazze, provateli. Vi ricordo che avete il mio codice sconto CarlitaYT, che è valido su tutti i prodotti sul sito Foodspring, che c'ha un sacco di cose buone, sia per se vi allenate, quindi proteine, shape, ma anche per dimagrire, stare in forma, cibi bio. Io faccio moltissimo utilizzo dei loro prodotti, sono sani, biologici e naturali. Comunque queste proteine voto 10. Qua queste sono le proteine nuove, frutti di bosco, a me piacciono tantissimo, anche quelle al cocco sono i miei gusti preferiti. Invece di shake, questi qua sono invece tipo un pasto, tipo uno spuntino, una merenda, che quindi sono ottimi ad esempio metà mattina, metà pomeriggio. La cosa buona è che hanno molte proteine e pochi carboidrati, quindi assolutamente vi saziano, vi tolgono la fame, vi aiutano a stare in forma e vi danno le proteine che servono, quindi sono favolosi. Questo è il caffè. Spesso mi chiedete i miei gusti preferiti di shake. Il caffè è molto buono, anche quello al cioccolato è molto buono, sono tutti abbastanza buoni. Io l'ho provati tantissimo, sono tutti buoni. E adesso ho provato le nuove proteine, ragazze, ma vi dico che sono veramente buone, cioè ti viene voglia di berle, e quindi ve le consiglio. CarlitaYT è il codice e andate sul sito Foodspring, che trovate un sacco di cose buonissime. Adesso vi faccio vedere anche il pranzo, vi faccio vedere proprio tutto, perché voglio anche fare in questo video, anche approfittare per farvi vedere cosa mangio, perché so che vi piace sempre, e chiacchierare un po' con voi. Appena ho 5 minuti di tempo mi siedo e chiacchieriamo, chiariamo un po', facciamo chiarezza su tutto. Quindi adesso si pappa. Ragazzi, sto preparando il pranzo. Allora, qua dentro c'è il riso, un riso basmati, come vedete, però ci sono ancora dei pezzetti di zucchine, perché ho sbollentato questi pezzettini di zucchine nella stessa acqua in cui poi ho vessato il riso, proprio pochissimi minuti, perché mi piacciono croccantissimi. Questo è un piatto che io faccio spessissimo, buono, leggero, sano e completo. Allora, salmone affumicato, che è quello imbustato, che ho fatto a pezzettini, come se fosse tipo una tartare tipo, però non è crudo ma è affumicato. Poi la zucchina e un po' di avocado, che fa benissimo, avocado e frutta secca fanno benissimo, ragazzi, anche alla pelle e ai capelli. E ci ho aggiunto sale, pepe e sesamo, anche qua anche un po' di zenzero, che è buonissimo e fa tanto tanto bene. E adesso sto cuocendo il riso, tutto condito da olio, limone e salsa di soia se vi piace. Ragazzi, ecco qui il fantastico pranzetto. Ho messo il riso e per farlo tipo sushi, tipo quello del sushi, io lo sciacquo prima bene bene il riso prima di cuocerlo, e poi lo cuocio mettendo la stessa quantità di acqua sul riso, insomma, e lo cuocio finché non si assorbe tutta l'acqua. Poi dopo, per condirlo, metto un po' di aceto, un po' di limone. Ma mi dovete credere, oddio, non so più parlare perché ho fame, viene una cosa stupenda. Quindi questo è e poi alla fine non è neanche tantissimo il riso, ma prende un sacco di volume e vi sazia un casino. Ok, devo andare, mi stanno squillando. Comunque, buon appetito. Adesso ci metto anche la salsa di soia. Lo adoro questo piatto, lo adoro. Ragazze, io sto facendomi la routine e voglio parlare un po' con voi, appunto facciamo chiarezza su quello che è stato appunto l'ultimo video, perché vabbè, innanzitutto vi ringrazio per i meravigliosi commenti, perché veramente è stato super emozionante, siamo emozionati, abbiamo fatto vedere anche amici e parenti, sono rimasti molto molto emozionati, è bellissimo. E io anche, cioè, lo rivedo ogni giorno, è troppo bello. E quindi grazie veramente per tutti i vostri like, commenti, sia qui su YouTube sia su Instagram, grazie infinite. Però ovviamente ci sono stati, come sempre ci devono essere, un po' di dubbi, di lamentele, quindi volevo un po' chiarire questa cosa, soprattutto per le ragazze che comunque mi vogliono bene, mi seguono da tanti anni, sono affezionate a me. Poiché era un video non parlato, anche se secondo me diceva tantissimo, molto più di delle parole, scusate il telefono, però secondo me c'è bisogno. Io nel frattempo mi vado a fare la routine e vi dovevo troppo far conoscere questi nuovi prodotti che ho inserito sul mio shop online, che li ho inseriti ma non avevo avuto ancora il tempo di parlarvene,
Però praticamente sono andati sold out, quindi senza che io ne parlassi sono già finiti, perché sono veramente veramente bellissime. Io da un sacco di tempo che volevo inserire questo marchio, ho provato tutti i loro prodotti e come sapete io tutti i prodotti che inserisco sul mio shop online li provo ognuno per uno, infatti qua c'ho la scatola con tutti i prodotti, li provo uno per uno, se qualcosa non mi piace non lo inserisco, non prendo mai in blocco tutto, ma se qualcosa non mi piace lo inserisco. E questi sono veramente veramente buoni, la marca si chiama Vianek ed è veramente una marca ottima e fa prodotti per viso, corpo, capelli. Ragazzi, vi dico provateli, a parte che sono ancora scontati su caritashop.com in offerta lancio. Veramente quando metto prodotti scontati, cioè nuovi prodotti, li metto sempre scontati per una settimana. Adesso una settimana è passata, però perché io non ve l'avevo ancora detto, mi sono sentita di lasciare ancora lo sconto, perché comunque sì, è vero che vi sono piaciuti, tanti l'hanno comprati e già erano andati sold out, però e li abbiamo riforniti, poiché ve lo sto dicendo adesso le ho lasciate ancora scontate, quindi approfittate per qualche giorno che sono scontate almeno 15%, sono ottimi. Anche i prezzi comunque sono molto molto contenuti e sono completamente naturali, veramente con estratti, ingredienti naturali, quindi adoro, mi sono innamorata, profumazioni top. Questo è esempio il tonico, si chiama Nebbiolina, adoro, e si spruzza. Allora, prima lo potete spruzzare e poi applicare, lo faccio sempre così un po' sul dischetto, ed è una cosa che utilizzo sempre mattina e sera. Voi ragazzi ricordatevi una cosa: più prodotti usate per la skin care è meglio, e quindi anche il tonico, magari se voi siete abituati a metterlo soltanto quando vi struccate, io vi dico mettetelo anche la mattina prima della crema, prima di truccarvi, perché il tonico serve a chiudere i pori dilatati. Questo poi è un profumo buonissimo di frutti rossi, buono buono buono, tipo lampone. E poi adesso mi metto il siero alla vitamina C. Questo raga è una bomba, questo è il siero alla vitamina C illuminante e perfezionante, ragazze, veramente qualcosa di strepitoso, mi piace un sacco. Guardate com'è carino, una boccettina carina, ne basta pochissimo. Questo qua è veramente super portentoso, contiene appunto le vitamine, non solo la vitamina C, vari estratti, ginkgo biloba, e poi oil free, quindi anche se avete la pelle, io agito sempre un po', mista e grassa va benissimo, e serve proprio per illuminare il viso, eliminare le impurità, le imperfezioni e anche schiarire le macchie, quindi è favoloso. Io me lo metto così, vedete? Questo proprio, raga, cioè, se no, se fate l'ordine non prendete questo, siete folli, perché poi il profumo, no vabbè, comunque sono tutti ottimi, perché vi ho detto, io l'ho provati tutti, quindi ci sono anche le BB cream, vabbè, sono favolosi, però sto siero mi ha rubato il cuore, veramente è favolosissimo, ve lo consiglio soprattutto se avete imperfezioni, macchie, impurità, ma anche solo per dare luminosità al viso. La vitamina C è qualcosa di miracoloso. Va bene, io blatero e perdo sempre a parlare, perché comunque sapete che quella è la mia passione, cioè il mio lavoro, tutta la mia vita, i cosmetici, quindi starei ore a parlare di questo, però voglio anche veramente, ci tengo tantissimo a chiarire, soprattutto perché oggi è nel frattempo io faccio un po' agire il siero prima di mettere la crema, e metto anche un po' di crema, metto le mani secche, quindi metto un po' di questa, approfitto per farvela vedere. Come vi ho detto, ci sono sia prodotti per corpo, viso e capelli. Comunque vi metto il link nel box informazione, se venite su caritashop.com trovate la categoria in novità di Anex, il fiorire della bellezza, che sono prodotti proprio veramente stupendi. Questa era una crema sempre ai frutti rossi, se non ero, la profumazione per il corpo, mi piace tantissimo anche il pack, così col dispenser è troppo comodo, ad esempio per me che tipo vado in palestra è comodissimo, perché a volte sai con le mani non riesci, apri, fai questa anche nel bagno, vai tic 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 clic clic esce. Me la metto un po' sulle mani perché mi sento secca. Questa è la crema, ecco, mi sono ricordata, questa è la crema alla cannella, rassodante corpo, adoro. Allora, questa profuma di cannella è buonissima e c'ha anche l'estratto di vite rossa, quindi c'ha tutti estratti super, enotera, l'olio di enotera, quindi è crema corpo rassodante alla cannella
ed è buonissima, che ha un potere rassodante sul corpo, idratante, poi un profumo, io amo queste profumazioni dolci, buonissime. Sembra un dolce, sembrano tipo biscotti quelli là di Natale, vabbè. E quindi niente ragazze, mentre mi massaggio un po' le mani, ci tenevo davvero proprio a chiarire questa cosa con voi, perché ho visto un po' di confusione, probabilmente perché anche io, di questo mi scuso, poiché anzi non faccio mai tanto, non dico mai tanto tempo prima quando c'è una novità, no? Io lavoro continuamente a novità, cioè in ballo progetti e cose che voi non sapete da qua a 5 mesi, da qua a un anno, da qua a un anno e mezzo, però non ve lo dico con tanto anticipo, infatti non vi ho detto queste cose che succederanno, per il semplice fatto che non mi piace dire oggi sono andata, magari un giorno non mi vedete sulle storie perché magari sono andata a fare qualcosa di un progetto, però non ve lo dico per il semplice fatto che è inutile, che è una cosa che ci sarà dopo 5 mesi, dopo un anno, quindi non ve lo dico. Però nell'ultimo periodo vi avevo detto anche dei progetti lavorativi, dei progetti per il mio shop online, per la mia linea gioielli e in particolare anche proprio il mio sogno, che chissà qual è il mio sogno che mi segue da 10 anni, ovviamente riguarda i cosmetici, comunque basta, non vi dico niente, che io poi sono anche una scaramantica di quelle proprio terrone napoletane scaramantiche, quindi non dico nulla. E quindi ovviamente tante persone hanno pensato che ci fosse dietro a questo video qualcosa di lavorativo. In realtà ci sono delle cose, già dalla prossima settimana ci sono delle novità che ci saranno sul mio shop online, ci saranno anche delle novità, non voglio rovinarvi la sorpresa, ma ci saranno delle cose nuove, quindi molte persone hanno azzeccato, ma ovviamente il senso del video non era quello, ovviamente il senso del video è uno ed è semplice e si capisce guardando il video ed è anche super emozionante veramente, quindi non ci sono dubbi, anche perché noi quando abbiamo fatto questo video, ho i capelli sporchi, devo andare a lavarli, comunque quando abbiamo fatto questo video eravamo con Armando, nel frattempo mi metto la crema viso, che è questa qua, la Day Cream, la crema giorno, ed è una crema opacizzante, idratante, molto leggera e fresca, quindi va bene per tutti i tipi di pelle, molto buona, anche di questa qua mi piace comunque questo pack così, che non bisogna mettersi le mani dentro, e la cosa utile è che questa qua è normalizzante, quindi se avete impurità pelle miste e grassa va bene, perché comunque regolarizza il sebo, migliora la pelle dal punto di vista delle impurità, quindi ottima da questo punto di vista. Carlita sceglie solo top, ragazze. E quindi vi dicevo, la cosa è questa, cioè il video, cioè per me vedendo il video, cioè è evidentissimo, noi quando abbiamo fatto questo video con Armando, perché volevamo appunto dare quest'annuncio e diciamo volevamo creare qualcosa di particolare, devo dire che l'idea del video è stata più sua che mia, perché lui è bravissimo e poi mi adora, perché comunque il mio follower è ormai anche un mio amico, quindi ha fatto questa cosa stupenda e ci siamo emozionati un sacco quando l'abbiamo fatto, quando l'ho rivisto, è bellissimo, è stato veramente bello. E guardate, già si è asciugata, è ottima, c'ha degli estratti vegetali veramente ottimi per normalizzare la pelle e quindi niente, per me il senso era uno, cioè si vedeva, era evidente, quindi ho detto, come hanno fatto alcune persone a non capire, quindi allora metto anche quella sul contorno occhi, così nel frattempo sfrutto anche questo video per farvi vedere, eccola qua, questa crema contorno occhi anche mi piace un sacco, ed è contorno occhi anti occhiaie e anti rughe, quindi due in uno, con estratto di caffeina, c'è scritto proprio sopra, non so se riuscite a vedere, con l'estratto di caffeina e ginkgo biloba, perché la caffeina serve proprio per sgonfiare gli occhi gonfi, anti occhiaie, tonificante, rassodante. È molto, devo dire che questi prodotti, raga, sono top, se no non li inserivo sul mio shop online, adoro. E quindi niente ragazze, quindi vi dicevo, il significato è uno, ovviamente il continuo del video, ecco anche questa è la cosa, che sarebbe dovuto andare online oggi, ma in effetti praticamente
non siamo riusciti a vederci con Armando perché lui è diventato ormai bravissimo, ormai lo sapete che lui scatta per anche altre influencer e anche per case di moda, quindi nel frattempo il mio telefono continua a squillare perché non vi preoccupate, così sono così le mie giornate. E vedete però già si è assorbito, ok, faccio un po' così. Così si mette la crema contorno occhio, poi fate il massaggio per stimolare la circolazione. E metto sempre un po' anche sulle ciglia, vabbè. Ah, ovviamente anche sul contorno labbra, non ci dimentichiamo, perché anche le labbra fanno le rughe, anche le labbra hanno bisogno. Crema contorno occhi anche sul contorno labbra. Fidatevi di candida vostra, fate questa cosa e vi riducete le rughette. E quindi niente, praticamente... noi ci siamo emozionati un sacco a farlo e ci saremmo dovuto vedere in questi giorni per mettere, ma ha lasciato nelle mani così lisce sta crema, cioè non immaginate, ma che la seta, mi scivolano le mani, cioè non lo so, bellissimo e adoro. E quindi niente, non ci siamo riusciti a vedere perché lui comunque aveva degli impegni, quindi ci vedremo adesso nel fine settimana e il video andrà online ovviamente martedì, lo sapete che io cerco sempre di caricarvi un video il martedì e il venerdì, quindi martedì vedrete il continuo e anche il finale di quel video che sembra tipo un video trailer, un video film, non so, chiamatelo come volete voi. E mi piace un sacco questo modo di fare video, in questo modo, infatti ho detto ad Armando che ne vorrei fare altri perché sono veramente belli, emozionanti, suggestivi e toccano un sacco, quindi non vedo l'ora di far vedere questo qua martedì che è il continuo e anche il finale, quindi vedrete tutto. E io sono un po' così, non so, non a tutti può piacere questa cosa, però io a me quando succede qualcosa di bello nella mia vita, soprattutto quando ho avuto problemi e cose difficili, non grido subito viva e metto i manifesti, no, sono molto molto riservata, quindi purtroppo questa cosa ve l'avrei voluta dire. Poi mi caricherò su Instagram delle storie che io vi ho fatto a suo tempo mesi fa, ma non vi ho mai caricato, però ve le caricherò magari adesso con ritardo per farvi capire. Però io sono fatta così perché comunque non mi va di, sono molto scaramantica e non so, ci vado coi piedi in piombo, qualsiasi cosa bella è, perché comunque me la tengo per me per un po' di tempo e poi dopo la comunico, infatti cioè, e anche alle persone di famiglia, tante persone, tipo vabbè tranne poi le persone proprio strette, però tipo familiari, amici un po' più lontani comunque ancora non lo sapevano, e vabbè quelli più stretti sì, che ci vediamo più spesso sì, quindi non so, vi chiedo scusa se magari questa cosa ve l'ho tenuta nascosta per un po' di mesi, però è sì, è quello è sì ragazzi, non c'è dubbio, non c'è dubbio, ma ovviamente chi mi conosce, chi mi vuole bene lo sa che comunque lo sente, lo sa, comunque si vede anche, quindi vabbè. E niente, nel frattempo vi faccio vedere anche gli altri prodottini che ci sono tantissime cose, allora ci sono anche le BB cream, adesso la proviamo insieme, poi c'è la crema notte sempre normalizzante come quella giorno per il viso, poi ci sono le BB cream, sono fantastiche, provatele queste qua, BB cream ce ne sono due, una più chiara e una più scura, sono ottime perché sono completamente bio e naturali, quindi se ci tenete tantissimo agli ingredienti provatele, sono ottime e hanno anche un fattore di protezione solare, quindi top. Poi ci sono anche delle chicchette per il corpo, l'acqua micellare struccante, anche questa adoro, un profumo tipo di lampone bellissimo e stucca tutto il trucco, non brucia viso e occhi. Poi cos'altro c'è? Poi magari ve li faccio vedere anche su Instagram. Voi seguitemi su Instagram perché anche in questi giorni, quando verrà Armando, che dovremo girare il video, vedrò di darvi qualche anticipazione e, anche sulle visite, su tutto. Poi c'è il bagno doccia, questo anche è buono, anche bagno doccia, questo qua rassodante abbinato alla crema corpo, quindi prendeteli insieme per un'azione più strong, rassodante per mantenere la profumazione. Io prendo sempre, mi piace crema e bagno doccia uguali per rafforzare la profumazione sul corpo. Poi c'è questa bella, questa è l'altra BB cream che era uscita dalla scatola, vedete sono ottime, hanno fattori di protezione, quindi top. E poi per il corpo questo è lo scrub ai semi di lampone, adoro ragazzi, ma poi la cosa favolosa di questo scrub è il profumo,
Il profumo e la consistenza, voi dovete vedere la magnificenza di questo scrub, è la vita, questo scrub è la vita. Vi è voglia di mangiare, sembra tipo una mousse di frutti rossi, tipo un gelato, vi è voglia di... buonissimo, buono, buono, buono. Poi, per quanto riguarda il viso, non vi avevo detto, ma ci sono anche due detergenti viso, quindi top, sempre con il pack così, che sono comodissimi, quindi per lavarvi il viso. E questi qua sono ottimi perché sono una la fragola, una la lampone, mi ricordo, comunque sempre profumazioni buonissime. Uno è idratante e un altro è purificante, quindi servono tantissimo. C'è quello purificante contro le macchie, schiacce le macchie, quello idratante e purificante, comunque sono tutti e due ottimi. Provateli perché veramente servono tantissimo ad avere una bella pelle. E poi c'è questo qua, questo è praticamente lo scrub per il cuoio capelluto, che è una cosa fantastica. Noi avevamo quello là di Alchemilla solo, che mi piace un sacco, lo vendiamo un sacco, però ne ho voluto inserire un altro, questo è l'acido salicilico, che quindi va a purificare il cuoio capelluto e serve proprio per dare luminosità ai bulbi, per rendere i capelli più belli e più luminosi, eliminare anche la forfola, ma anche chi non ha la forfola bisogna farlo proprio per pulire e dare nutrimento, i capelli sono bellissimi dopo. E c'è anche abbinato questo qua, è il tonico per appunto per il cuoio capelluto, per chi ha questo qua specifico pelle grassa. Appunto si fanno degli infusi purificanti, molto molto buono, venite a vedere. E poi questo qua, questa è la maschera per capelli, adoro, è buonissima questa maschera. Vabbè, questa è pazzesca, sembra tipo yogurt al mirtillo. È una maschera questa qua, fortificante e nutriente per capelli. Quindi ragazzi, comunque venite a vederli, vi metto il link nel box informazioni, vedete su caritashop.com. Adesso mi devo muovere perché dobbiamo andare a fare questa visita e vabbè, vi dirò poi tutto martedì, vi dirò poi tutto. E poi stasera abbiamo una pizza, una cena fuori, la pizza, mi sto sognando sta pizza da due giorni, non vedo l'ora di mangiarmi sta pizza. Quindi mi do una mossa, devo andare anche dal parrucchiere, ovviamente vado al parrucchiere portando i miei prodotti ovviamente. E mi sa che porterò quelli nuovi al caffè, che sono ottimi, però vorrei provare anche questa nuova maschera, quindi sono indecisa. Quelli nuovi al caffè, quelli di Dr. Organic che vi mostrai nell'altro video, anche sono top, infatti stanno andando a ruba. Comunque ragazze, cos'altro dirvi? Niente, sono felice, è un periodo della mia vita molto molto felice, perché ovviamente la mia vita è cambiata da così a così, sia dal punto di vista personale che lavorativo. E la settimana prossima sarà decisiva, perché vedrete tante tante novità e gioirete per me e potrete veramente veramente sparare. Devo organizzare un pranzo con voi, una cena con voi, tutti a casa mia a festeggiare. Ragazzi, mi sono fatta un bellissimo scignone, mi piace. I was high enough, somewhere along the lines we stopped seeing eye to eye, you were staying out on